ringraziamo, sta per raggiungerci anche il senatore Irto. Buonasera Marta Bonafoni, della consigliere regionale del PD e della segreteria nazionale del PD, uno dei più alti in grado appunto del PD. Buonasera Emma Bonino, benvenuta, grazie di essere qui, un abbraccio particolare a Emma. E Gianluca Passarelli, l'autore del libro di cui discuteremo, Stati Uniti d'Europa, una epopea a 12 stelle, come vi dicevo il senatore Irto ci raggiunge. Ora, perché due parole prima di dare la parola a Marta, perché è importante parlare di Europa in questo momento e il libro va al cuore, a mio giudizio, della questione, cioè. E qual è la questione? È il bivio, diciamo, che l'Europa ha di fronte. Come noto, si voterà a breve per il Parlamento europeo e, senza enfasi, io credo che siano tra le elezioni più importanti della storia europea in questa congiuntura internazionale che ci troviamo a vivere, in questo mondo che ci è dato di vivere, come avrebbe detto, diciamo, Aldo Moro. E il bivio che ha l'Europa è quello se appunto essere gli Stati Uniti d'Europa, cioè aumentare, rafforzare la sua dimensione dell'integrazione, oppure diciamo, rimanere, non dico ostaggio dei nazionalismi, ma diciamo un'Europa con una dimensione politica più bassa intensità. Perché? Perché sono elezioni cruciali? Perché voi vedo molti giovani qui in sala e non voglio fare la parte di quello che ne ha viste di più perché è odiosa. E tuttavia il mondo era da un po' che non era così incasinato, diciamo, no? Cioè il mondo è al tempo stesso in questa fase storica molto confuso, una guerra nel cuore dell'Europa, l'Ucraina, una guerra nel cuore del Mediterraneo, diversi conflitti a media o bassa intensità, e tutti questi conflitti hanno la caratteristica che scalano, no, dal livello locale a livello globale abbastanza rapidamente e che tu al massimo li puoi temperare ma non risolvere. Ed è un mondo profondamente interconnesso, confuso e interconnesso, dove ciò che succede fuori ha delle ricadute dentro, come vi sarete accorti, diciamo, il 25 febbraio dell'anno scorso andando dal benzinaio, il giorno dopo che Putin ha invaso l'Ucraina e avete visto che è aumentato il prezzo, diciamo, delle materie prime e quindi anche il pieno, no? E poi più si incasina e più questa interconnessione crea dei circuiti per cui noi dopo l'Ucraina ci dobbiamo autonomizzare, diciamo, dalla Russia in termini di fornitura delle materie prime e dell'energia, e il nostro primo partner diventa l'Algeria, che in modo sia pure indiretto poi, diciamo, è coinvolta nella destabilizzazione medio orientale. Quindi vedete come il tema è che l'interesse nazionale, ciò che ci riguarda, dipende e si risolve fuori dai confini nazionali. E arriviamo al punto, Marta, dell'Europa, perché in questo quadro c'è poco da fare. Anche l'Europa ha una sfida davanti, perché in questo mondo così i singoli stati nazionali, poi parleremo anche di altri elementi, diciamo, poco riescono a fare, e quindi questo credo che sia la posta in gioco cui ci sollecita il libro. Prego Marta. Grazie mille, buonasera. Per me è un grandissimo piacere avere l'occasione di presentare questo libro del professor Passarelli e farlo di fronte a una platea che anche le ricerche statistiche, no? Gli ultimi sondaggi sul gradimento delle prossime elezioni europee ci dicono essere una delle più delicate e quindi anche una da cui un partito progressista deve partire. E da questo punto di vista io credo che il libro di Gianluca abbia un grande vantaggio per chi lo volesse maneggiare, più che studiare proprio, no? Metterselo in mano, con la stessa operosità a cui ci invita tutto il testo e con la stessa operosità non priva di utopia a cui ci invitarono alcuni nostri avi in quello scoglio in mezzo al Mediterraneo che è Ventotene, quando scrissero il manifesto di Ventotene sognando e allo stesso tempo cominciando a fare l'Europa. Il pregio di questo libro, oltre, anche io avrei iniziato dal bivio, perché ci restituisce esattamente la portata della partita che noi
stiamo già giocando. In queste ore la segretaria del Partito Democratico è in volo verso Bruxelles per un'iniziativa dove esattamente di riforme dei trattati si occuperà, però è un bivio che noi dobbiamo saper spiegare, perché non è detto, non dobbiamo dare per scontato che si capisca qual è effettivamente oggi il gioco che l'Europa fa, possibilmente insieme a noi e non sopra le nostre teste. Noi ce lo diciamo in tutte le riunioni di segreteria, peraltro la seconda segreteria in trasferta che abbiamo fatta, l'abbiamo fatta proprio a Ventotene, non a caso. La prima l'abbiamo fatta a Riano, dove fu ritrovato 100 anni fa il corpo di Giacomo Matteotti, e quindi le radici, la resistenza all'antifascismo, ma anche a quel nazionalismo che a un certo punto divenne storia del continente, oltre che del nostro paese, e il futuro, dove vogliamo portare. Noi diciamo sempre: l'Europa è la politica interna, non è qualcosa che sta fuori dai nostri confini. E parto da una considerazione di queste ore, lo dico a un giornalista con il quale sono molto felice di condividere un tavolo, lo leggo, lo seguo, ma è la prima occasione che abbiamo in presenza. Perché io credo che queste siano ore in cui quel bivio e quella partita cruciale, per chi ama il sogno europeo e lo vuole, come dire, briciola dopo briciola o masso dopo masso costruire, sono ore dolorose politicamente. Sono dolorose per il dibattito che ha seguito le cosiddette elezioni in Russia, con uno dei vicepresidenti del Consiglio del nostro governo che si è complimentato per un risultato elettorale evidentemente consumatosi in una condizione che non credo di dover spiegare a una platea competente, e però con un'Italia, un paese che a fronte di quella posizione, sia pure con alcune prese di distanza, oggi mi pare sia arrivata più netta la posizione della Presidente del Consiglio nell'interlocuzione in aula al Senato, negli scorsi giorni non troppo netta era arrivata, indebolisce il nostro paese esattamente dentro la partita che noi dobbiamo giocare. Non è una questione solo della maggioranza di governo. È una questione che ha a che fare con la credibilità del nostro paese nel luogo in cui, e ci arrivo, molti dei destini nostri, ragazzi, ragazze, famiglie, imprese, lavoratori e lavoratrici, si consumeranno e si sono già consumate. Allora il nesso che questo libro può, se vogliamo ascoltarlo, produrre fra noi e quello che dovrà succedere, o se volete quello che non dovrà accadere, una virata destra a destra dell'Europa, è un nesso che in queste ore noi vediamo rimesso in discussione. Da questa fragilità, dalle divisioni della maggioranza e dalla fragilità che le divisioni comportano. La seconda ragione, solo parzialmente ci porta lontano, ma ci porta in quello stesso Mediterraneo che De Angelis ora evocava, con una delle due guerre che in questi giorni, in questi mesi stanno insanguinando il mondo, è l'altro episodio di queste ore, cioè Giorgia Meloni che insieme a von der Leyen vola dal Sisi, detto per inciso, ma neanche troppo, senza dire una parola su Giulio Regeni, un vostro coetaneo, un ricercatore italiano ed europeo che viene rapito, torturato e ucciso, e i cui assassini vengono coperti sostanzialmente, perché noi abbiamo un processo in corso qui a Roma senza i responsabili presenti e neanche con la possibilità di veder notificata l'inchiesta, perché il regime egiziano non fornisce gli indirizzi per notificarla, e vedere la Presidente del Consiglio che va lì a provare, dico io, a scommettere sulla gestione del flusso migratorio da qui a non so quanti anni a venire, anziché insistere a fare l'unica cosa possibile, provare a ridistribuire la responsabilità dell'accoglienza dentro i confini dell'Europa, e quindi di nuovo vedete come scricchiola la possibilità dell'Europa che Gianluca Passarelli ci descrive in questo libro, dialogando con quei nazionalismi o con quegli stati nazionalisti che hanno sostanzialmente deciso che il primo paese d'approdo, guarda caso quello che affaccia sul mare, fra cui l'Italia, è l'ultimo paese in cui quei migranti debbano fermarsi. Allora, di fronte a questa premessa dei prossimi mesi, delle prossime settimane, mancano meno di 3 mesi, sapete, quest'anno si vota l'8 e il 9 giugno, che vuol dire il sabato e la domenica, anche bizzarra come disposizione di voto, noi dobbiamo comprendere che significa andare a votare per un'Europa sociale, per un'Europa vicina, per un'Europa capace di cambiare i destini nostri e contemporaneamente delle nostre comunità. E io credo, e magari su questo poi chiudo perché so che vogliamo fare più di un giro,
che noi una dimostrazione di quello che il sogno di Ventotene evocava ce l'abbiamo avuta paradossalmente nel momento più drammatico, non della storia europea, ma sicuramente della storia di molti di coloro che sono qui e che non hanno vissuto le guerre mondiali, noi stessi, ossia durante la pandemia da Covid. Perché quello fu un momento in cui l'Europa magicamente, da distante, tecnocrate, se volete alta, non diciamo all'altezza degli occhi del nostro destino, si fa quello che può e deve essere, cioè si fa l'Europa che entra in gioco nel migliorare, in quel caso nel tamponare vita o morte, no? Nel decidere i destini in quel lutto globale che è stata la pandemia. Mi riferisco a partire dall'Europa che a un certo punto sulla questione dei brevetti, dei vaccini, entra a gamba tesa e quindi permette di curare e di intervenire sulla prevenzione di milioni di persone. Mi riferisco all'Europa di Sure, quel progetto da miliardi di euro che salva in un colpo solo con la cassa integrazione milioni di lavoratori e lavoratrici che altrimenti sarebbero scivolati in condizioni di povertà non appena gli effetti del Covid, cioè da una sera alla mattina, no? Le saracinesche che si tirano giù, i cancelli delle aziende che si chiudono. E naturalmente mi riferisco a quella stessa Europa che, grazie al Next Generation, consegna anche all'Italia una possibilità di sviluppo che sempre oggi troviamo scricchiolare, visto che la Corte dei Conti dice che sul PNRR la ridisposizione del governo del ministro Fitto definanzia la sanità e soprattutto mette a rischio le coperture. Ecco, chiudo come ho iniziato in questo primo giro dicendo che il bivio è fondamentale e altrettanto fondamentale è capire dove ci porterebbe la svolta da una parte rispetto invece alla potenzialità in un'Europa che non dobbiamo difendere nello status quo, lo dice anche il professor Passarelli, ma che dobbiamo stressare positivamente verso la realizzazione di quel sogno operoso e che può davvero cambiare in meglio i destini delle nostre comunità. Grazie. Allora, visto che su un punto, diciamo, mi solleciti un mio punto di vista diverso, dico una cosa e così do la parola a Emma Bonino, così animiamo un po' il dibattito. Ecco, questo è un classico caso in cui poi Emma ci direi tu perché di cosa deve farsi carico l'Europa. Io, per esempio, ritengo che l'accordo con l'Egitto sia stato sacrosanto, l'accordo che ha fatto l'Europa con l'Egitto, e che è giusto che l'Europa si prenda carico dell'Africa. E perché? Perché, vedete, l'Egitto in questo momento è un paese che ha tre fronti aperti molto complicati. C'è a sud la guerra civile col Sudan e sono arrivati in Egitto 300.000 profughi e si rischiano 4 milioni di profughi. C'è a est il valico di Rafah dove si rischia, vedo qui l'onorevole Zan che torna da lì, l'attacco di Israele e di Netanyahu. Quindi chi ha a cuore la causa palestinese e l'idea di due popoli, due stati, conviene che si riesca a difendere Rafah, diciamo. Quindi il terzo problema è la crisi degli aiuti nel Mar Rosso che ha abbattuto il 50% degli introiti economico-finanziari dell'Egitto. Se l'Egitto collassa è un evidente problema per l'Europa e se ne è accorto anche il Fondo Monetario Internazionale che non a caso non ha finanziato la Tunisia ma ha aumentato le risorse sull'Egitto. Faccio presente che l'Unione Africana ha stanziato 20 milioni di dollari per tenere le banche, diciamo, di alcuni paesi del Nord Africa. Quindi io non mi scandalizzo che l'Europa faccia un accordo del genere, che è un accordo più complesso del dire ti do i soldi, non far partire gli immigrati. E mi permetto di dire che tutti abbiamo a cuore la causa di Giulio Regeni e tuttavia l'embargo politico nei confronti dell'Egitto, cioè dire con te non ci parlo finché non si risolve la questione Regeni, lo sapete quando è finito? Col Conte 2, perché è il Conte 2 sostenuto, diciamo anche dal centro-sinistra, che mandò due fregate e diverse armi all'Egitto ed è rimasto lo stesso con il caso Draghi, quindi non c'è una novità. Io non sono un fan di questo governo, anzi sono molto critico su questo governo, ma bisogna dire le cose come stanno,
non c'è una novità. Poi c'è il processo di Roma che si sta svolgendo in contumacia, come si svolse in contumacia il processo su Nicola Calipari, diciamo, con un alleato ben più importante come l'America, di cui ricorre l'anniversario quest'altro. Ma il punto è questo: ci si deve far carico del problema dell'Africa, ci riguarda o non ci, o aspettiamo che collassa l'Africa con conseguenze drammatiche per l'Europa, che ha già due guerre alle porte? Emma. Ma volevo partire da un altro punto di vista, giusto per aggiungere. Anch'io sto per uscire con un libro che si intitola L'Europa ci serve, e sono molto contenta che escano vari libri, perché, se dobbiamo affidarci ai giornali o alla RAI, francamente non è questo il tema che li appassiona. Ora, a me nella storia lunga europea sono rimaste sempre delle frasi in testa, che i ragazzi secondo me non sanno o hanno dimenticato. La prima è quella di De Gasperi. Voi ricordate che quando De Gasperi entra nella sala del negoziato, lui dice: a parte la vostra personale cortesia, tutto mi è ostile in questa stanza. Era la fine della Seconda Guerra Mondiale. Poi ce n'è un'altra, attribuita ad Adenauer, che mi ha impressionato molto, quando Adenauer ha detto: l'Europa è stata il sogno di pochi, la realtà di molti, diventerà una necessità per tutti. Io non so se siamo a questo punto della necessità per tutti. Ma se mi guardo intorno, al di là del raccordo anulare con i suoi dibattiti interessantissimi, eccetera, eccetera, vedo un mondo in cui il vecchio ordine mondiale è morto, esatto, e il nuovo stenta a nascere, per varie ragioni. Però rimane il fatto che questa Europa, così disprezzata normalmente, è l'unico destino che abbiamo. È una barca, come dire, lasciato una riva, si dirige all'altra riva, è un po' ammaccata, ma non è questo il motivo per affossarla. Anzi, è il motivo, se possibile, per migliorarla, anche se migliorare o riformare durante la tempesta non è facilissimo, diciamo così. Ora, tornando quindi all'Africa, ricordo che tanti anni fa Pannella diceva: o ci occupiamo dell'Africa o prima o poi l'Africa si occuperà di noi. È profezia quanto mai, però è anche vero che non possiamo andare in giro a raccontare, che diavolo ne so, del futuro piano Mattei, dove non c'è una lira, non c'è una lira, e non c'è neanche la condivisione di molti paesi. Credo anche, e chiudo col terzo punto, che queste elezioni sono davvero importanti per capire dove è, ma a condizione che le istituzioni europee si diano una regolata. Per esempio, noi non possiamo andare avanti col diritto di veto. Immaginate che ci sono 10 paesi dei Balcani che tentano di entrare, cosa sarebbe una commissione a 36 commissari, un consiglio a 37 capi di Stato e di Governo, insomma una baraona. E queste due riforme istituzionali sono fondamentali, perché o salta il diritto di veto, e quindi possiamo pensare ad una
ho scritto una cosa nel 2010, si chiamava Federation Light. Pensiamo ad una costruzione federale, federativa. Per spiegarmi, io penso agli Stati Uniti come esempio federale, conosco meno il Canada e meno ancora la Germania. Il governo centrale americano ha tre competenze, dico bene tre. Il bilancio, il 10% del PIL, una banca di ultima istanza, e la politica estera e la politica di difesa. Punto. Tutto il resto, come si dice, lasciato agli Stati membri. Cosa che per noi non è neanche pensabile, pensare che in Europa qualcuno ha la pena di morte, altri no, altri sì, eccetera, eccetera. Quindi siamo già diversi in partenza. Però è anche chiaro che noi non possiamo continuare con un bilancio all'1% del PIL, perché mi viene da ridere, amaro. Perché ognuno poi, quando gli tira, cerca l'Europa. E chi voleva l'Europe de la santé, bisogna cambiare i trattati. Chi voleva l'Europe dell'energia, appunto, come prima. E andiamo avanti così, invocando l'Europa a babbo morto, cioè, quando i trattati non lo consentono. Poi abbiamo avuto tutta la crisi dei migranti, su cui mi sono talmente sgolata che non voglio neanche più tornarci, perché questo è un tema, i migranti, di cui abbiamo bisogno. Non è solo una questione di umanità. È che questo paese nostro, che diventa sempre più vecchio, in cui vanno via le persone, anche i giovani, soprattutto i giovani, alla ricerca di altre opportunità di lavoro, diventerà sempre più vecchio e chi pagherà le pensioni lo sa solo il nostro Signore. Quindi è uno dei pochissimi, e chiudo, temi che normalmente sono in conflitto, la ragione politica e la ragione umana. O umanitaria, che dir si voglia. Questo è un tema invece in cui i due temi coincidono, quello economico, ne abbiamo bisogno, e quello umanitario. Sono persone da pelle diversa, bla 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 bla, però sono persone. E noi non li consideriamo così, praticamente. Siamo ovviamente tutti interessati all'esito elettorale della Basilicata, nonché di non so dove altro si voti. Ma oltre al raccordo anulare c'è un mondo che stenta a capire, vorrebbe entrare in Europa, anche se non sa bene cosa vuole dire. E io penso che la caduta del diritto di veto e la riforma istituzionale della Commissione e del Consiglio siano gli strumenti che più ci aiuterebbero. Ora, non è che non abbiamo esperienza di questo. Prendiamo l'esempio dell'euro. L'euro nasce così, e cioè con alcuni paesi che ho ottenuto la luce verde da tutti gli altri, decidono di andare avanti. E così è nato l'euro, a cui poi tutti hanno voluto partecipare. Schengen è nato così. Quindi non è una stranezza che sto dicendo. Sto semplicemente ripetendo esperienze che abbiamo già avuto. Ma di questo è meglio scrivere libri, perché fidarsi dei giornali o della RAI non aiuta molto. Grazie Emma. Nicola Irto, benvenuto.
tutto giusto, tutti d'accordo, più Europa, gli Stati Uniti, quella è la direzione giusta, eccetera, però non ci dobbiamo, secondo me, in questa sede nascondere anche quelli, anche i limiti, diciamo, no? Diciamo dell'Europa per come essi si manifestano, perché insomma si è consumata in questi anni una certa rottura tra classi dirigenti, diciamo, e popolo in Europa, no? Accentuata con la grande crisi, quella del 2008, cioè l'idea dove nasce il populismo nasce anche da una certa idea che sovrana non sia né l'Europa né il popolo, ma un sistema di compatibilità, no? La banalizzo, diciamo, i famosi parametri di Maastricht, eccetera, eccetera. Ed è chiaro che se tu la tua lingua è la lingua della compatibilità, la lingua della compatibilità non è la lingua del popolo, e quindi ti esponi a una rottura. E secondo me questa sfida interna, no, tra democrazia e populismo all'Europa fa sì che essa eserciti al momento una soggettività politica molto limitata. Parliamoci chiaro, un'Europa in queste guerre è andata a rimorchio dell'Alleanza Atlantica, diciamo le cose come stanno, no? Un'Europa che non esercita un protagonismo nel Mediterraneo, insisto, è un'Europa con i piedi d'argilla, diciamo, no? Guardate le campagne elettorali, no, dei singoli paesi nazionali. Alcuni hanno oscurato il tema guerra, perché siccome sul sostegno all'Ucraina si perdono i voti, non ne parliamo. Macron invece l'ha interpretata dal lato opposto e si è messa a parlare di terza guerra mondiale, diciamo, perché è partita un po', diciamo, la frizione. Cioè, questi limiti vanno anche affrontati, diciamo, non vanno sottaciuti, no? Vai, è tutto. Grazie, intanto un saluto, un ringraziamento a tutti gli intervenuti, innanzitutto al professore Pazzarelli, lo ringrazio per... come? Lo ringrazio per aver voluto presentare questo contributo qui in Senato, l'ultimo suo contributo. Mi hanno onorato qualche settimana fa di darmelo, l'ho letto, e quindi ho chiesto a lui, presentiamolo al Senato, poi la platea di tantissimi giovani, credo che sia utile, perché la risposta alla domanda può essere proprio il titolo del libro, Gli Stati Uniti d'Europa. Ma perché ne dovremmo parlare ora? Io ho provato un po' a scrivere, mentre stavo votando in aula, quindi mi scusate per il ritardo, vertici unilaterali da parte degli Stati membri europei, fughe in avanti, da ultimo la questione di Macron, che mi pare non abbia avuto un grande seguito, diciamo così, nella sua proposta, diciamo, di poter inviare, diciamo, di entrare nel campo di battaglia ucraino con dei mezzi diretti, umani. Questioni internazionali dove non c'è una voce unica europea, regole strane, come diceva proprio il dottore De Angelis, e non voglio andare a scomodare la famosa curvatura della zucchina, non so chi di voi se la ricorda, però qualche anno fa in Europa si inventarono che la zucchina doveva essere di una certa dimensione, quindi agli agricoltori europei gli si dava quel parametro, se eri fuori da quel parametro la zucchina la dovevi buttare. Cioè, voi comprendete che è un elemento totale di distanza dell'Europa. No, un attimo, non è proprio così. Non è che la Commissione si sveglia la mattina e fa la lunghezza delle banane. Normalmente queste sono richieste degli Stati membri a tutela dei loro prodotti, le mele trentine, per esempio, o altro. Ve lo dico perché non è che si sveglia la mattina la Commissione e si occupa di zucchine. Vuol dire che molti Stati membri, a protezione del loro mercato, hanno chiesto delle direttive di disposizione di alcune materie. Lo dico perché sia chiaro. Sono perfettamente d'accordo, però queste scelte a volte in alcuni territori creano dei problemi. Penso anche alla pesca del pesce spada. Anche lì, quel limite lì provocò delle tensioni con un pezzo di economia, soprattutto nel sud del paese, e perché quelle regole e quei parametri andavano a incidere, a impattare negativamente su quel pezzetto di economia. Ma potrei andare avanti sulle auto elettriche, potrei parlare delle case green. Insomma, potrei parlare dell'ultima direttiva ETS sui porti, che davvero
ha creato per esempio tantissimi problemi alla portualità italiana, soprattutto alla portualità che si affaccia direttamente sul Mediterraneo, penso al porto di Gioia Tauro. Quindi oggi tutte queste cose messe assieme e tantissime altre ci dimostrano quello che Emma Bonino diceva, va riformata l'Europa, va cambiata, bisogna parlare degli Stati Uniti d'Europa, certamente sì. Bisogna prendere atto che qualcosa fino ad ora non ha funzionato, sicuramente sì. Bisogna dire che sulla questione del Mediterraneo e sulla questione dell'Africa e sulla questione della migrazione c'è un'Europa che si è girata dall'altra parte? E non è un tema ideologico. Guardate, è un tema fisico. Cioè noi abbiamo due continenti sostanzialmente attaccati, se non staccati da questo piccolo lago che è il Mar Mediterraneo. Un continente che continua con una curva demografica crescente di 1,3 miliardi abitanti e il continente, l'Europa, con 740 milioni, la metà, con una curva che si abbassa, siamo sempre di meno, nascono sempre meno italiani, meno europei. Allora voi comprendete che questo è un tema di basi che non si potranno fermare con i porti chiusi, con slogan, con parole. È un fattore umano. Noi abbiamo due continenti attaccati, confinanti. Uno aumenta, l'altro diminuisce. Allora l'Europa su tutto questo ne vuole fare una questione centrale delle politiche migratorie, delle politiche di integrazione? Perché condivido, ha ragione Mabonino, noi ne abbiamo bisogno. Noi non dobbiamo subire quel fenomeno. È drammatico che l'Europa su tutto questo non ci sia stata. Non abbia avuto una visione, non abbia avuto una voce univoca, non abbia avuto la capacità di interagire e tantomeno... condivido, la risposta non può essere il cosiddetto Piano Mattei. Il Piano Mattei, nome evocativo gigantesco, importantissimo, col piccolo particolare, io ho fatto anche dichiarazione di voto sul Piano Mattei, quindi è davvero un insulto all'intelligenza, cioè votare un provvedimento di 4 articoli che sostanzialmente costruisce una struttura burocratica presso Palazzo Chigi, gli si dà delle risorse per spostare qualche ambasciatore in quella struttura lì, qualche funzionario dello Stato in quella struttura lì, e non c'è alcuna visione di come, per esempio, io ho posto questa domanda anche in commissione, le aziende italiane, le grandi aziende di Stato, e non solo, come entrano dentro il Piano Mattei? La risposta sono spallucce, cioè non c'è una risposta. Qui il Piano Mattei è sostanzialmente un bluff, non può essere quella la risposta a quel principio dei due continenti che vedono chiaramente l'Italia nella frontiera più esposta. Quindi penso, per tutte queste motivazioni, che il libro di Passarelli rappresenta un punto di analisi centrale, perché ci parla degli Stati Uniti d'Europa, ci dice comunque e ci racconta, perché questo non lo dimentichiamo, perché le critiche all'Europa possiamo inventarcene quante vogliamo, però non dimentichiamoci che rappresenta e continua a rappresentare una gigantesca occasione, anche perché è un esperimento unico al mondo la nascita dell'Unione. Tanti stati hanno deciso di perdere un pezzetto di sovranità per fare un qualcosa di più grande. Ricordo Prodi, negli anni in cui fu presidente della Commissione, definì l'Europa, la forza dell'Europa, l'unione di minoranze. Tante minoranze che si mettono assieme, non ce n'è una sopra le altre. Ecco, quella forza, quel progetto politico, dobbiamo non solo rilanciarlo, dobbiamo farne tesoro, avendo la capacità, appunto, anche, concludo, contrastando i populismi, contrastando anche le tante, diciamo, virate nazionaliste che in Europa ci sono, dicendo in maniera chiara come l'Europa deve cambiare. L'Europa deve cambiare con gli Stati Uniti d'Europa e io aggiungo, e so che questo è un elemento forte, non ne abbiamo dibattuto almeno nella mia parte politica, ma penso che bisognerebbe iniziare ad alzare l'asticella e pensare pure che bisognerebbe eleggere direttamente, diciamo così, chi, tra virgolette, governa l'Europa. Per dargli più forza politica, per dargli più autorevolezza, per dargli una voce unica, per dare la possibilità davvero di farla crescere e crescere in maniera competitiva e forte e sostenibile nel futuro. Emma, riparto un attimo da te, tanto l'autore poi fa un riassumo. Emma, riparto tu subito da te perché voglio mettere un argomento che accende spesso la discussione politica. La parola armi, ok. E se il tema della difesa, dell'esercito, di una difesa comune e il tema degli investimenti nazionali sulla... Perché il dibattito sembra essere un po' burro o cannoni, no?
diciamo. Cioè, mettiamo i soldi sugli asili o li mettiamo sull'esercito? Tranne che se non ci fosse l'esercito non avremmo neanche gli asili, diciamo, perché chiedete agli ucraini, diciamo, secondo me. Allora, il tema è questo. Parlare di armi significa anche, e lo chiedo a te, di descriverci il tema della questione russa, no? Perché la partita di Putin è una partita niente male, no? Che si gioca sul fronte caldo dell'Ucraina e, vogliamo dircelo, se l'Occidente non avesse aiutato l'eroica resistenza di Kiev, noi lo avremmo avuto, diciamo, alle porte dell'Europa, dove scatta l'articolo 5, diciamo, della NATO. Quindi noi dobbiamo essere grati a quel popolo che sta combattendo anche per dei valori, diciamo, che sono i nostri. Il secondo fronte è l'Africa, che la destabilizza, diciamo, sul terreno dell'energia, e il terzo fronte è l'Europa, lo dicevano prima, mi pare Marta, sul terreno delle opinioni pubbliche. Avete visto come sono ringalluzziti tutti i partiti filorussi, no? Da Salvini alla Le Pen, ad Alternative for Deutschland. Avete notato che si muovono tutti all'unisono? Muove Navalny e nessuno riesce a condannare Putin su Navalny. Vince Putin e scambiano un'autocrazia per una democrazia. Questa è la battaglia di Putin sul fronte occidentale, che si gioca sul terreno delle opinioni pubbliche, no? Dove su questo terreno c'è anche un pacifismo peloso, perché c'è un pacifismo molto nobile, diciamo, quando Salvini si mette a fare San Francesco che scopre il pacifismo, qualcosa, diciamo, non funziona. In quest'ottica, Emma, parliamoci chiaro, se vince Trump, per l'Europa finisce il tempo del piatto gratis, come si dice dalle mie parti nel sud, cioè della difesa gratis. Ce lo vogliamo dire, quindi, che le armi servono, cioè che la difesa è un asset strategico fondamentale, diciamo, per l'Europa, investire in difesa. Sono d'accordo. Condizione che prima di discutere ci sia un ministro degli esteri, perché intervenire in Gabon piuttosto che in Burkina Faso non lo decide il capo di Stato maggiore, ma deve essere una decisione politica assunta politicamente di fronte all'opinione pubblica. Infine, quindi, questa richiesta del 2%, credo, 2%, sì. 2% credo, non è così strampalata e così stravagante, perché anche adesso, anche gli ultimi Obama o Biden, si sono certo molto più occupati di Asia o di altre parti del mondo, avendo certamente verso l'Europa un atteggiamento più benevolo, però non esattamente così impegnativo. Quindi è arrivato il momento che dobbiamo fare da noi, o una parte la dobbiamo fare noi. In particolare, se tu ti riferisci alla difesa e io mi riferisco alla politica estera, questi sono due temi, due che non sono più evitabili. E ti chiedo un'altra cosa, scusa, e poi torno ai nostri. Con Trump è chiaro, lo sanno pure, l'hanno capito pure i sassi, che se vince Trump c'è una ripresa dell'America First, quindi un disimpegno, diciamo, nel teatro europeo, diciamo, nella parte mediterranea, perché agli americani interessa, diciamo, più la parte indo-pacifica. Ma sbaglio se penso, su questo dimmi tu, che anche se dovesse vincere Biden non potrà non tenere conto di quel sentimento di stanchezza dell'opinione pubblica americana nei confronti del ruolo esercitato di poliziotto del mondo, e quindi comunque l'Europa deve imparare a camminare sulle sue gambe, anche se vincono i democratici. Sbaglio? No, io sono d'accordo con te, lo dico da tanto tempo, perché aiutati che il certo aiuta. Cioè, se non ci aiutiamo noi da soli, per quello che si può, parlavo prima delle riforme istituzionali, ma voi vi immaginate una commissione a 36 commissari? Ma dove cacchio dobbiamo andare?
o al Consiglio europeo di 36 capi di Stato e di Governo all'unanimità, ma veramente è fuori di testa, questo non è possibile. Quindi le istituzioni vanno certamente riformate, cambiate e adeguate al mondo che ci circonda. Una delle cose, ricordate Macron quando disse bisogna sciogliere la NATO perché è un ente con l'encefalogramma piatto? Beh, non sempre Macron ci azzecca, perché meno male che la NATO c'è. Debole come volete, ma meno male che c'è, perché 26 eserciti nazionali francamente fanno difficoltà anche solo a parlarsi in termini linguistici, oltre che in termini di armamenti, ognuno ha i suoi, gli armamenti spesso non si parlano tra di loro. Io ricordo perfettamente che sulla guerra in Libia, che Berlusconi non voleva, poi ha voluto, poi dopo tre giorni è partita la telefonata a Washington perché eravamo senza proiettili. Non so se è chiaro il concetto. Quindi io credo che aiutati che il CET aiuta per quanto riguarda l'Europa e le cose di cui stiamo discutendo sia essenziale, senza aspettare sempre che ci siano altri che ci tolgono le castagne dal fuoco, peraltro disprezzandoli, perché poi anche quando lo fanno non ci va mai bene niente. E questo atteggiamento, che viene da una classe politica e che ha pervaso tutta l'opinione pubblica dell'Europa matrigna. Certo. L'Europa matrigna non c'è, perché intanto non c'è Europa, è quindi difficile. E secondariamente siamo noi che dobbiamo costruirla. Ed è per questo che le elezioni di giugno, a mio avviso, sono di enorme rilevanza. Do la parola a Marta Bonafoni, aggiungendo anche una notazione, un auspicio, una nota da cronista e un auspicio da cittadino, che sarebbe, e sono convinto che Emma annuirà, sarebbe anche il caso di trasformare queste elezioni, cioè di parlare di Europa e del loro contenuto vero, e di evitare di fare un sondaggio sulla politica nazionale parlando magari più di Metaponto, di tutte le cose, no, ma questo però vale, posso dirlo, vale, è se potessi, non ho l'autorevolezza per rimproverare nessuno, ma è un rimprovero equanime, diciamo, cioè questa tendenza, e ci metto anche la complicità di noi giornalisti in questa tendenza al talk domestico, perché gli argomenti sono di tale rilevanza che sarebbe appunto più interessante fare un dibattito sulla difesa, sulla politica estera comune, sul fisco. Ha fatto un intervento Draghi, andatevelo a vedere, ricevendo il premio a Washington, sulla necessità dell'Europa di essere più Stato, e si rende più Stato a fronte fiscale, della difesa, eccetera, eccetera. Marta, scusate la... No, giusto, tra l'altro anche Passarelli ci invita a sprovincializzare la campagna elettorale, a parlare di Europa, ma proprio in quanto l'Europa parla di noi, non per distanziarcene. E trovo molto corretto il vostro aver inserito queste elezioni dentro un anno elettorale fondamentale, perché adesso, al netto della Russia e del fatto che chiamare voto quello, diciamo, richiede un po' di fantasia, ma noi oltre all'Europa abbiamo a novembre gli Stati Uniti d'America e abbiamo un'altra elezione entro gennaio 2025, che è l'elezione nella Gran Bretagna della Brexit, dove tutto ci dice che il Labour parte in grandissimo vantaggio, ma altrettanto ci dice il Labour che di tutto si deve parlare tranne che di Brexit per vincere, perché su quell'assunto della convenienza, fra virgolette, in questa fase dell'uscita dall'Europa di uno dei paesi che ha fatto la storia pure nostra, è meglio, come dire, non svegliare il can che dorme. E questo lo dico a beneficio della complessità della partita che abbiamo di fronte. Poco fa Emma Bonino diceva l'Europa ancora non esiste. Ecco, ci sono, diciamo, alcune prospettive che ci aiutano a capire che sfida dobbiamo giocare. Passerà lì, a un certo punto nel libro dice l'Europa
è il bene che nasce dal male. E il male ha tre facce. La guerra, oggi abbiamo le guerre. La carestia, la fame, con le malattie che porta con sé, e oggi ci sono le disuguaglianze esasperate dalla pandemia, perché ancora noi viviamo degli effetti, non solo del 2008, giustissimo il richiamo dell'inizio della discesa, ma della crisi anche economica arrivata con il virus e quindi della crisi delle guerre, che è energetica e non solo, e il dittatore. E se ci pensate, tutto sommato, la partita è ancora questa. E quindi certo che non dobbiamo dire solo armi, ma contestualizzare il tema della difesa dentro un disegno più complessivo, peraltro anche liberando quelle risorse che servono agli asili, De Angelis, perché se noi mettiamo in comune la spesa della difesa e delle armi, a quel punto avremo un guadagno in qualche maniera anche sul welfare e sullo stato sociale, dove l'Europa ha sempre avuto qualcosa da insegnare, ma a un certo punto è sembrata bloccarsi. Però io insisto col bicchiere mezzo pieno, perché a un certo punto qualcosa è accaduto. È accaduto sotto il Covid, non ripeto, di Sure e degli interventi che hanno permesso anche al nostro paese di fare cose che sarebbero state impensabili fino a un secondo prima, proprio per quella compatibilità che ci ha distanziato da un popolo. L'ha fatto in questi giorni, ad esempio, intervenendo sui lavoratori e le lavoratrici delle piattaforme, sull'intelligenza artificiale, che è un tema gigantesco che o noi portiamo a quel livello o soccomberemo tutti, cioè avremo il classico schema per cui l'innovazione schiaccerà l'umanità e non viceversa, e non sarà di aiuto al progresso. E quindi penso che una delle grandi riforme sia esattamente questo: moneta, spada, bilancia. Noi abbiamo avuto con l'euro, e non solo con l'euro, con, diciamo, la parte mancante del fisco, che non è banale, perché noi abbiamo i paradisi fiscali dentro il sistema Europa, e quindi un sistema anche di esternalizzazione delle imprese, dei diritti dei lavoratori che infatti scendono anziché salire, eccetera, eccetera. Abbiamo il tema della spada, non devo ripetere io quello che Emma Bonino ha appena finito di dire, ma abbiamo anche il tema della bilancia, e su questo mi fermo un secondo, perché noi proprio in queste settimane discutiamo di una direttiva che ha fatto gran clamore le prime ore e che adesso si è un attimo assopita, ma a fine aprile credo torni al voto del Parlamento e ne risentiremo parlare, perché c'è un movimento, quello femminista in Italia, che ne ha fatto una bandiera di battaglia politica. E a proposito di bilancio e quindi di giustizia e di potere di veto e di stati che prevalgono su una visione europea unitaria, c'è la vicenda della direttiva violenza, dove a un certo punto un altro articolo 5, non è quello della NATO, viene stralciato lo stupro come reato senza consenso per, diciamo, posizionamenti non dei paesi dell'est, no, di nuovo ingresso, ma esattamente della Francia, della Germania, cioè dei paesi che l'Europa l'hanno fondata e che sulla giustizia continuano a far prevalere l'interesse, magari in punta di penna legislativa, del paese singolo, anziché capire che abbracciando un'idea avanzata di diritti, Passarelli ci dice che l'Europa sui diritti, appunto, anch'io vedo qui davanti Alessandro Zan, quante battaglie grazie all'Europa sono riuscite ad avanzare, e cosa può accadere se l'Europa fa un passo indietro anche al nostro paese rispetto invece ai passi indietro che rischiamo di fare. Chiudo su quello che diceva De Angelis su la separazione fra le classi dirigenti e il popolo, no? Dato da quella compatibilità che, come dire, è stata declinata come una resa, più che altro, perché magari dentro la parola compatibilità c'è, come dire, un accompagnamento verso una sintesi, che anche i partiti progressisti della sinistra hanno rinunciato a fare. A un certo punto si è capito che il mercato avrebbe redistribuito automaticamente opportunità a tutti e si è deciso che la politica dovesse arrivare un attimo dopo. I risultati sono quelli che vediamo, che ormai raccontano anche le famiglie del nostro paese, che devono decidere molto prima che a fine mese. Hanno smentito anche il detto, no? Non arrivare a fine mese, a metà mese si deve decidere se mangiare bene, perché mangiare magari si mangia pure, ma investendo sulla salute, se pagare l'affitto oppure curarsi, perché questo è lo stato del nostro paese e ha molto a che fare con quello che può accadere o non può accadere in Europa. E io credo che quel divorzio fra classi dirigenti e popolo sia esattamente la ferita che noi dobbiamo risanare, e penso che l'Europa e queste elezioni europee debbano trovare
il nostro partito, ma io dico il fronte progressista, che è anche il fronte europeista, che è il fronte europeista senza dubbio, senza tentennamenti, senza correzioni, senza sì ma, perché anche, come dire, il tornare con una sfumatura sulle affermazioni anti-europeiste di alcuni alleati di questo governo è quella sfumatura un pezzo del problema e non la soluzione. Noi dobbiamo essere convintamente europeisti proprio perché una delle vie d'uscita, che però dobbiamo costruire, che non portiamo da casa, è esattamente la ricucitura di quella ferita. So di utilizzare un esempio caro al nostro conduttore. L'Abruzzo, per quanto mi riguarda, parla d'Europa. Quel voto dolorosissimo, dolorosissimo, delle aree interne, non costiere, non i comuni più popolosi, quel voto di una provincia terremotata, che quindi è a maggior ragione la provincia di una frattura, no? Anche fisica, se volete, quelle macerie lo sono ancora anche fisicamente, ci racconta di quel divorzio, ci racconta di una mancanza di speranza, di apertura, di fiducia. E io credo che oggi o noi agganciamo il tema europeo come invece il grande potenziale portatore di una nuova speranza, cioè esattamente quello che nel libro, immagino non sia un caso, ma insomma il più citato è Spinelli, i compagni e le compagne di Spinelli che a Ventotene, esattamente mentre è in corso la dittatura, mentre c'è la spada, mentre c'è la carestia, mentre c'è il dittatore, decidono di sognare quell'uscita, no? E cosa dicevano loro? La via da percorrere non è facile né sicura, ma deve essere percorsa e lo sarà. Io penso che noi dobbiamo riabbracciare questa utopia, parola che è entrata in disuso anche dalle nostre parti, che invece è quello che ti fa muovere i passi, e provare a tradurre anche con le parole, di nuovo do ragione a Emma Bonino, bucando un muro stanco, annoiato, poco curioso dell'informazione che l'Europa la sposta da una parte all'altra senza mai raccontarla veramente, e provare a rimetterci occhi negli occhi e a capire che l'Europa è sì il nostro destino, e che però, come ogni destino, ha bisogno di qualcuno che lo accompagni e lo affianchi, e che qualcuno però lo costruisca. E io credo che il tema della partecipazione al prossimo voto, Passarelli pubblica in questo libro anche dei grafici che non sono sorprendenti, ma sono comunque grafici che fanno male agli occhi, perché la curva è discendente, noi dovremmo provare a smentire quella curva e a dire che da un pezzo che risale può ripartire anche il ruolo dell'Europa e quindi dell'Italia, e non viceversa dentro lo scenario mondiale. O noi la sfida la mettiamo a questa altezza, o l'asticella la piazziamo a questa altezza, oppure avremo perso un'occasione. Ma, e chiudo davvero, e torno alle parole con le quali De Angelis ha introdotto questo incontro, non sono le solite elezioni. Stavolta, se perdiamo questa occasione, accade qualcosa di importante e grave, e noi non credo che possiamo permettercelo, perché il nostro è un partito che ha il dovere di affidare e restituire speranza e percorsi di futuro. L'Europa è esattamente il nostro cammino. Grazie. Grazie. Nicola, Bonafoni, ti faccio una domanda difficile, perché però non mi devi rispondere diplomaticamente, perché sennò ti tolgo la parola. Allora, parlava, provoco, diciamo, siamo in clima bonario, per i non addetti, diciamo, ha citato l'Abruzzo perché è la mia terra di origine, sa che mi fa battere il corazon. Diceva Bonafoni, il fronte europeista è, però insomma andiamolo un po' a vedere sto fronte, perché qua, allora, proviamo a capirci. Allora, la Meloni, come la Meloni europeista o no? Allora, la Meloni non è più quella di una volta, che diceva no euro, ha accettato quello che, diciamo, in gergo chiamiamo il vincolo esterno, cioè il sistema di relazioni internazionali, l'Occidente, no? Manda le armi, sta con l'America, Ursula, ci siamo capiti, eccetera. Ma europeista? Intesa come accettazione di valori democratici fino in fondo? Punto interrogativo. Salvini? Vabbè, qua è facile, diciamo, si difende Putin, eccetera. E Conte, che non vuole mandare le armi a Zelensky e che non risponde se sceglie tra Trump o Biden, che è come, diciamo, non sapere se uno preferisce il giorno o la notte, fondamentalmente, diciamo. Cioè,
com'è sto fronte? È un po' un campo minato, diciamo, no? Allora, il tema, dobbiamo decidere però, da quale lato la prendiamo. Secondo me una delle criticità, tra le tante, che c'è nell'Europa e comunque anche nelle elezioni europee che abbiamo alle spalle, speriamo che anche le prossime, diciamo, si possa cambiare, ma mi pare ormai siamo troppo vicini, e che troppo spesso si parla di questioni interne, lo dicevi tu nella prima domanda, e non dell'Europa. Allora, se noi ci mettessimo a fare un giochino, a guardare tutte le forze politiche italiane, tutte, da destra a sinistra, e comporre le dichiarazioni e le posizioni dei partiti politici italiani con i loro corrispondenti dei gruppi europei, con le famiglie con le quali sono legati, allora lì scopriremo qualcosa di diverso, anche nel giudizio rispetto al campo del centrosinistra e del centrodestra. Perché il centrodestra è oggettivamente su posizioni diametralmente opposte, ha posizioni completamente diverse. Al suo interno, certamente. Se dovessi dire il rapporto con i 5 Stelle, al di là delle dichiarazioni all'interno in Italia, e dovessi guardare nella questione europea, nei gruppi parlamentari, nell'atteggiamento lì, io vedo meno differenze rispetto a quelle del campo del centrodestra, se guardo in quel livello lì. Poi è del tutto evidente che siamo due forze politiche diverse. Sono convinto che queste elezioni è diplomatico, sta proprio, sta zigzaga. Sì, vai. Ammetto che c'è... Però credo e ritengo che oggi le differenze di chi governa il paese con un vice premier che ha detto quelle cose che ha detto su Putin e l'altro vice premier che è uno dei titolari del Partito Popolare Europeo, lo possiamo dire, credo che quelle divisioni sono molto più complicate e pericolose perché si sta governando l'Italia e anche perché, e concludo su questo, l'anomalia del voto europeo è che per esempio in questo momento molti sondaggisti ci spiegano che il primo partito italiano dovrebbe essere il partito della Presidente Meloni. Siamo profondamente convinti che tutti quelli che voteranno quel partito sanno quel partito in Europa che posizioni avrà, in quale gruppo europeo sarà, che linea avrà sugli Stati Uniti d'Europa, sul futuro dell'Europa, sulla politica estera europea, sulla politica del Mediterraneo di cui parlavo prima? Io penso di no. Penso che rischiamo di fare una campagna elettorale, almeno per il campo avverso, che è tutta spinta sulle questioni interne. Sono convinto che il Partito Democratico, nonostante le grandi difficoltà di costruire un campo politico, si è assunto una responsabilità con una linea chiara, per esempio uscita fuori al congresso del Partito Socialista Europeo fatta a Roma. C'è più chiarezza rispetto, e condivido quello che diceva Marta Bonafoni, c'è molta più chiarezza rispetto alla barricata tra chi è europeista e chi al giorno in te, alterni, si inventa europeista, amico di Le Pen, amico, diciamo così, di Orban, con sfumature radicalmente diverse che rischiano, secondo me, nel prossimo voto, le prossime elezioni europee, non dare quella centralità a questo voto che mi pare questa sera sia il filo conduttore, il filo rosso che collega tutti i nostri interventi. Grazie. C'è un bel flirt da governo giallo-verde tra Conte e Salvini. Diciamo, io ti ricordo che quando Conte era Presidente del Consiglio noi avemmo i militari russi negli ospedali, diciamo, ai tempi del Covid, unico paese dell'Occidente. Comunque, Passarelli, a te le conclusioni, come nelle vecchie riunioni del Partito Comunista che ti piacciono tanto, fai la sintesi, ti ricordi? Allora, buonasera, ovviamente non accetto provocazioni, e ringrazio il Senato che ha avuto la gentilezza di darmi questo onore in questa sala prestigiosa e il senatore Irto per la cortesia e la gentilezza. Marta Bonafoni, Alessandro De Angelis e ultima ma non per ultima la senatrice Bonino, perché diciamo, io sono molto affezionato, lei forse non se lo ricorderà, ma abbiamo presentato insieme un altro mio libro molto meno europeista effettivamente sulla Lega di Salvini. Eravamo a Feltrinelli qui di fronte a Montecitorio quando ancora c'erano le librerie in Italia. E quindi insomma c'è qualche filo rosso che,
che unisce il pensiero europeista. Salvini che è rimasto lo stesso, è una certezza, perché Salvini non c'ha avuto evoluzione, anche quindi è una delle poche certezze che io e Salvini siamo rimasti gli stessi. Involuzione elettorale. E allora, da dove iniziare? Beh, ci sono tanti temi e quindi ho preso molti appunti, ho imparato molte cose e vi ringrazio. L'Europa è un bivio vero, però non è un bivio, quello che diceva il senatore Irto, non è un bivio solo tra destra e sinistra, è un bivio anche all'interno delle forze di centrodestra e di centrosinistra, tra quelli più vicini a una visione, diciamo, europea con delle sfumature rispetto a quelli che invece non vedono l'Europa di buon occhio. Per semplificare, pur nel campo, diciamo, degli avversari dell'Europa, un conto è Meloni, ripeto, semplifico, un conto è Salvini. E credo che Salvini sia un, diciamo, un sasso nella scarpa anche per Meloni, cioè la blocca un po', però questa è la mia considerazione. E l'Europa, diciamo, sempre matrigna, ogni tanto potremmo dire anche che è patrigna, no? Perché solo e poi che non ci sono stati solo, diciamo, padri dell'Europa, ma anche madri. Ricordavamo prima un'altra Ursula, che non era von der Leyen, ma Ursula Hirschman, che insomma divulgò materialmente il manifesto di Ventotene, portandolo sul continente, allorché loro non potevano muoversi dal confino. E tanti temi, però io ne prendo uno, perché non posso abusare della vostra pazienza, ma soprattutto non posso ripercorrere, non ho l'ego di considerare le mie risposte, semplicemente un contributo alla discussione. Io penso che il tema siano le riforme dei trattati. Cioè, noi, a proposito di guardare il domestico, parliamo di riforme, di autonomia differenziata, parliamo di premierato, quando dovremmo parlare della riforma del processo decisionale nell'Unione Europea. È un paradosso che ci sia un sistema di veto con 26 stati che evidentemente genera un blocco, genera uno stallo, e per sbloccare quella situazione di stallo c'è bisogno dell'unanimità in un contesto di veto. Quindi evidentemente è un gioco non solubile. E a questo punto che cosa si fa? Si rimane nell'impasse? No, io penso che si possa andare a una riforma che veda, diciamo, dei pionieri, dei paesi che avanzano su talune materie, come è stato già fatto del resto nella storia dell'Unione Europea. Se noi pensiamo di, lo diceva sia Mario Draghi la scorsa estate sull'Economist, che poi Romano Prodi sulla Stampa qualche settimana dopo, cioè dei paesi che decidessero di mettere insieme la fiscalità, se lo facessero Italia, Francia e Germania, dopo 12 secondi netti si aggregherebbero altri 8-9 paesi, perché evidentemente quello sarebbe il nuovo campo di gioco. Stesso dicasi per la politica estera e di difesa. C'è una grande ipocrisia, una grande diciamo, leggerezza, ma anche significativa scelta di chiamare quello che dovrebbe essere il ministro degli esteri alto rappresentante, cioè semplicemente un misto Domenico che va in giro a fare un po' di moral suasion, però senza un mandato politico. E sulla politica estera di difesa, che venne bloccata nel 1954, lo dico a beneficio dei miei studenti e delle mie studentesse che ringrazio, venne bloccata nel 1954 ancora una volta dalla Francia. Ma perché? Per colpa dei tuoi amici comunisti, perché era morto l'anno prima Joseph Stalin, e quindi la Francia pensò che non fosse più utile avere una forza, diciamo, di intermediazione tra i due poli. Io penso, rifacendomi a Monnet, che siccome, diceva Monnet, l'Europa si cresce sulle crisi, ma aggiunge, si forgia sulle risposte che dà a queste crisi, io penso che diciamo, la politica di disimpegno degli Stati Uniti può essere un'opportunità, tra l'altro non
da tradurre in una corsa agli armamenti, ma proprio per utilizzare le armi in maniera, diciamo, pacifica, che non vi sembri un ossimoro, perché se in questo frangente ci fosse stato, diciamo, un contingente europeo da dislocare nelle coste antistanti Israele e Palestina, probabilmente il governo Netanyahu, non il governo israeliano, ragazzi, il governo Netanyahu avrebbe potuto dire, qui c'è una forza che di 500 milioni di persone e di 26 stati che mi sta dicendo qualcosa di importante. E invece l'Europa è costretta a ripiegare su lo zio Sam, che però, diciamo, ha aspetti positivi e negativi. Se tu non dici nulla, ovviamente sei costretto a rifarti a quella logica, che è una logica intergovernativa. E su Macron ha detto anche lì, in due interviste, una credo su Politico, molto importanti. Prendiamo la provocazione o l'uscita di Macron sull'esercito da mandare in Ucraina. Io lo sfiderei, Macron, direi: Monsieur le Président, perché poi bisogna mandare anche in Europa persone che parlino le lingue, diciamo, no? Questo è un altro aspetto che in Italia non viene considerato. Insomma, bisogna mandare, perché si parla di interessi nazionali, ma se noi non mandiamo persone che leggano, studiano, sappiano far di conto e lavorino seriamente, è ovvio che non viene difeso nessun interesse nazionale. Quindi direi: Monsieur le Président, è lei sicuro, è lei d'accordo a rendere il seggio permanente all'interno delle Nazioni Unite, dove si ha il diritto di voto, quale seggio europeo? È lei d'accordo a utilizzare l'arma nucleare come arma di un esercito europeo? Cioè, questo ci darebbe maggiore forza in termini negoziali. Noi potremmo essere, in onore al secolo dei lumi, in onore al, diciamo, al continente dei diritti, un continente che, diciamo, riporta alla ratio e riporta appunto alla pace i contendenti, che in questo caso sono la Cina, la Russia, l'Ucraina, Israele, ma in futuro potrebbe essere appunto l'Africa. Io credo davvero, ho visto con piacere per me, non so se per lui è lo stesso, per dispiacere presumo, che ho la stessa posizione di Romano Prodi, cioè la chiave di lettura è la Francia, proprio per il ruolo storico che la Francia ha, ad esempio, in Africa. Però la Francia deve capire che la francofonia non può essere utilizzata solo per, vestigia di grandezza, la Ville Lumière, eccetera. La Nigeria ha, non so più, professor Natalizia, 300 milioni di abitanti, quanti ne ha? Quindi come possiamo immaginare di confrontarci senza una politica estera comune da questo punto di vista? E sono anche d'accordo proprio sulla necessità delle riforme, su quello che, diciamo, qui accennava il senatore Irto, che è tra l'altro un argomento dibattuto non solo in letteratura ma anche, diciamo, politicamente, quello di una investitura popolare del governo. Vero è che il Parlamento non è con armi spuntate. Il Trattato di Lisbona, da questo punto di vista, introduce sostanzialmente un voto di fiducia. Quindi, come dire, è vero che il Consiglio può indicare, ma poi deve tener conto del risultato elettorale. E in questo senso il risultato elettorale sarà decisivo, perché costringerà anche i capi di Stato e di Governo a indicare una commissione anziché un'altra. Quindi non vogliamo utilizzare la frase di Charles Tilly, che diceva: gli stati fanno la guerra, ma la guerra fa gli stati. Però un pochettino la politica estera e di difesa rappresenterebbe quel passaggio, proprio per difendere la specificità dei diritti degli uomini e delle donne di questo continente. Non so se De Angelis mi annovera tra i diplomatici o non diplomatici dicendo questo, però guardate, se noi abbiamo, per quanto riguarda la bilancia di cui parlava Marta Bonafoni, sulla bilancia noi abbiamo almeno due paesi che, se si candidassero oggi ad entrare nell'Unione Europea, non rispetterebbero l'articolo 2 dei trattati. Cioè, Polonia e Ungheria hanno abdicato allo Stato di diritto.
le scene indegne di un essere umano, donna o uomo che sia, non rileva, di un essere umano condotto ai ceppi, è una cosa che non è nella storia dell'Unione Europea. E lo diceva, diciamo, già Victor Hugo nel 1850 alla Conferenza di Parigi, in cui diceva: arriverà il giorno in cui fare la guerra tra Berlino e Londra, tra Roma e Vienna, tra Pietroburgo e Roma, non mi ricordo più, sarà inconcepibile, perché lui vedeva 150 anni fa un comune sentire di un continente. Quindi quello secondo me è l'afflato che bisogna riscoprire, non il commento un po', diciamo, tranchant, no, sei federalista, sei europeista fervente. È chiaro che può essere criticata e deve essere criticata a proposito di dissenso, perché la frase in cui si dice, il popolo ha sempre ragione, a parte, diciamo, l'espressione non proprio da Accademia della Crusca, non è vero che il popolo ha sempre ragione, perché ciò che distingue una democrazia da un regime non democratico è esattamente il dissenso. Non lo scopro io, già Norberto Bobbio ha scritto delle pagine illuminanti su questo. Quindi, da questo punto di vista, è molto importante stare attenti alle sfide che l'Europa affronta. Criticare il governo, criticare i governi, i commissari, perché il commissario XY ovviamente è diverso da un altro, le politiche Next Generation EU è diverso da una politica di concentrazione e di riduzione delle risorse, ma non mettere in discussione quello che è il più grande disegno, come diceva Irto prima, nella storia umana, non nella storia dell'ultimo secolo, nella storia umana non c'è un altro disegno di questo tipo. È per evitare due tipi di populismo che io vedo, uno verso l'alto, cioè me la prendo con l'Europa, e uno verso il basso, me la prendo con i più deboli. Me la prendo con i più deboli. Quindi, siccome andrebbe mutata la prospettiva anche geopolitica, no? È molto affascinante il fatto di dire in realtà Europa e Africa sono parte di un'unica zona, non possono che cooperare. Allora, o noi cooperiamo, oppure di fronte alle coste libiche ci va la portaerei turca. Quindi o l'Europa ha una voce o la voce ce la mette qualcun altro. La risposta qual è? Dobbiamo armarci? No, però dobbiamo essere coesi dal punto di vista della politica estera e di difesa. Perché in fondo, lo diceva ancora nel 95 François Mitterrand, le nazionalismo c'est la guerre, siamo sempre lì. Il nazionalismo è la guerra, cioè il nazionalismo che aveva promesso di favorire i meno abbienti, ha sfavorito con Brexit, che è una torsione nazionalista. Brexit è nazionalismo. Brexit ha visto i pescatori della Cornovaglia che non possono piazzare il loro pesce, e quindi perché devono, prima di mandarlo nei mercati ittici di Berlino o di Parigi, devono compilare una serie di scartoffie, e quindi il pesce, come è notorio, non è più vendibile, e soprattutto ha colpito i giovani. Se voi guardate il voto di Brexit, è un voto dove il Remain era soprattutto nelle zone, diciamo, urbane, quella centralità, perifericità di cui parlavi tu prima, e il Leave è soprattutto nelle zone più interne e nel elettorato più anziano. Quindi il dottor De Angelis avrebbe votato contro, perché lui avrebbe vissuto in Gran Bretagna, nel Sussex, un po' da quasi anziano avrebbe votato per il Leave. No, quindi c'è questo elemento molto importante, e quindi la sfida, mi fermo, è quella di rilanciare, perché rilanciare, siccome il motto dell'Unione Europea è uniti nella diversità, non significa banalizzare e dire dobbiamo uniformare
come pure certa burocrazia, come diceva il senatore Irto, a volte tende a fare, ma dare una risposta di tipo politico che mantenga l'integrazione, però dia una chiave politica, perché altrimenti rischiamo di avere una torsione solo di tipo economico da mercato europeo, che è stato importante dal 57, Trattati di Roma, 23 marzo, quindi è l'anniversario tra pochi giorni, fino diciamo agli anni 2000. Adesso c'è bisogno di un salto di qualità. Vuole l'Europa diventare donna, uomo, adulto, oppure rimanere in questo limbo? Merci. Grazie a tutti, grazie Mabonino, grazie a tutti.